Bene, eccoci in diretta dopo questa gran bella canzone dei Passengers con l'assessore Maria Bruni, l'assessore tributi e ambiente. Intanto buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, intanto complimenti per questo nuovo incarico, no? Maria Bruni, da consigliere a assessore tributi e ambiente. Ecco, come sta andando con questo? Più vicina magari, ecco. Sta andando bene, ecco. Impegnativo, anche perché ci troviamo davanti, insomma, un periodo di start-up per quanto riguarda la differenziata anche nel nostro, sul nostro territorio, e quindi, insomma, stiamo lavorando a pieno ritmo. A pieno ritmo, tutta la squadra, il comune, sì. Insomma, tutti quanti. No, siamo qui per discutere un attimino per quanto riguarda la differenziata che è imminente, no? Sì, sta sì. Per iniziare questo nuovo servizio alla città di Melito Porto Salvo, quindi chi meglio dell'assessore Maria Bruni, ecco come funziona, da quando inizia, ecco, questo servizio e come funziona. Il countdown sono meno 7 giorni circa, ecco. Salvo imprevisti. Allora inizieremo da lunedì 7 novembre, salvo imprevisti come ho anticipato prima, a partire dalle frazioni di Pentidattilo e Musa, per poi proseguire con Annà, Lacco, Caredia, Prunella, la frazione di Pallica e poi Pilati. Quindi noi abbiamo inteso prima partire per quanto riguarda dalle periferie, dalle frazioni, per poi chiudere con il centro. Il centro di Melito. Quindi come funziona, assessore, questa? Assolutamente. Allora, nelle frazioni qualche giorno prima verranno apposti degli avvisi dove sarà invitata la cittadinanza residente solo ed esclusivamente per quelle frazioni interessate a recarsi verso i punti di distribuzione dei kit. I kit attraverso i quali naturalmente tutti. Quindi ci sono dei punti nelle varie frazioni. Stabiliti, no? Nelle varie frazioni, punti di incontro con la cittadinanza dove verranno consegnati i kit e spiegato come dovrebbe funzionare la differenziata, con la distribuzione anche del calendario per quanto riguarda il ritiro dei vari mastelli. Ecco, ci sono dei giorni naturalmente. Dei giorni stabiliti per quanto riguarda naturalmente sia l'organico, la carta, il multimateriale. Il vetro, l'indifferenziato e anche per quanto riguarda gli ingombranti. Ecco, c'è pure, a proposito di ingombranti, c'era qualcuno che ci chiedeva, ecco, il numero di telefono per gli ingombranti. Sì, il numero di telefono, se qualcuno se lo vuole appuntare, 800 597 673. Questo è il numero, lo per ripetiamo. Per prenotare, prendere un appuntamento per il ritiro degli ingombranti, massimo 2 ingombranti per volta, di solito viene effettuato durante il venerdì. Ecco, quindi questo giornata è importante, stabilita. Massimo sì. 2 ingombranti per, sì, per volta. Per volta. Per volta, certo. Se uno ha un televisore e 2 frighi deve decidere. Quindi. Magari 2 frighi che sono più grandi, ecco. Vabbè, no, questo è importante perché magari la gente dice vabbè, io ho tanta roba da mandare, quel giorno vengono a ritirare, invece no, non è così. No, massimo 2, altrimenti si troverebbero a svolgere un servizio di trasloco per quel determinato cittadino, e noi dobbiamo cercare di sopperire a quante più possibile necessità, non solo rivolte ad un solo cittadino, ma alla totalità dei cittadini. Era importante capire come funziona anche il servizio ingombranti. Ripetiamo il numero 800 597 673 per ritirare. Per prenotarsi, telefonare a questo numero verde, poi prenotarsi, ecco, e verranno a ritirare. Quindi ritorniamo alla differenziata. Sì. Parte dal giorno 7, quindi Pentidattilo e Musa? Giorno 7, la mattina saremo a Pentidattilo dalle 9 alle 12.30, per poi continuare il pomeriggio nella frazione di Musa dalle 14 alle 17. Ma mi scusi, assessore, quindi il giorno 7 parte per già la differenziata oppure? Parte la distribuzione, la distribuzione dei kit. Appena si finisce in quella frazione per quanto riguarda la distribuzione dei kit, il giorno stesso verrà affisso un avviso sui bidoni insomma, dei rifiuti, dove sarà specificato che a partire dal giorno, dall'indomani, non ci saranno più, perché verranno ritirati. Ecco, i bidoni per strada verranno ritirati, sì, i bidoni per strada. I famosi contenitori di spazzatura, questi. Sì.
che oramai sono tutto veramente a guadagnare, ecco, tutto a guadagnare per spazio, l'occhio del spazio, sì, pulizia per le strade, diventa insomma più vivibile, più fruibile il paese, non perché sia sporco, ma semplicemente perché questi bidoni sono, rappresentano un punto, un pugno nell'occhio a quelle che possono essere le beltà del nostro paese, che vengono certo, un pochino certo, imbruttite certo, tra virgolette, da questi contenitori che, anche se fino ad oggi hanno sopperito alle nostre necessità. Quindi la collaborazione da parte di tutti i cittadini, naturalmente di merito, e fare questo servizio in maniera, ecco come viene poi lì nel momento in cui vengono distribuiti i kit, ecco, bisogna che ognuno di noi capisca come funziona, e quindi bisogna collaborare in maniera, altrimenti poi il servizio non... Assolutamente, volevo specificare ecco, una cosa, nel momento in cui si inizia la distribuzione del kit, tutti i titolari, diciamo aventi diritto ai kit, che sono iscritti al ruolo presso l'ufficio tributi del comune, si devono recare presso questi punti di distribuzione. Ecco, abbiamo una telefonata in diretta, assessore, sì, vediamo, pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono una signora di Melito. Prego, signora, dica. Vorrei parlare con la signora Bruno. L'assessore deve mettersi la cuffia, altrimenti non la sente. Ecco, assessore, mi va scusi. Bene, la no, rimanga in linea. Ecco, la sente? Sì, 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 rimango in linea. Ecco, prego, prego. Grazie. Buongiorno, signora. Buongiorno a lei. Prego, signora, dica, faccia la domanda all'assessore. Sto parlando, ho detto buongiorno a lei. Sì, lei ha chiamato per fare una domanda all'assessore Maria Bruni. Sì. Ecco, dica, faccia la domanda. Sì. Lei sta parlando gentilmente della differenziata. Sì. E siamo d'accordo. Sì. Però io vorrei sapere gentilmente, sul costo, ci sì, sono topi... Abbiamo parlato per i topi. I topi, questa settimana proprio nella giornata di mercoledì è stata Mariella, svolta... Mariella, vedi che sono io, tua zia. lo so, ti avevo riconosciuto. Sì, è stata effettuata... Ma io avevo già chiamato i vigili, avevo chiamato il vice sindaco, ho chiamato il comune, ma qua ci sono bambini e ci siamo noi. Signora, mi scusi, faccia parlare prego, l'assessore, Filippo, perché prego, ha capito bene la domanda, e lei le stava spiegando l'assessore che è già stata fatta qualcosa. Sì, è stata iniziata la derattizzazione nella giornata di mercoledì ed il centro è stato fatto. Va bene. Speriamo bene. Purtroppo per motivi meteorologici avrebbe dovuto continuare nella giornata di giovedì, ma essendo che insomma il tempo non è stato molto clemente, esatto, quindi deve va essere bene, rifatta nella prossima settimana. Va bene, grazie. La ringrazio, grazie. Una buona domenica. Ciao, buona grazie, domenica. Grazie. Ecco, vabbè, anche questo la gente chiede, naturalmente, per si sono visti dei topi in giro. Vabbè, ognuno... Ma comunque si arriva. Stiamo parlando comunque della differenziata. Stavamo dicendo, assessore, quindi... Prego. Sì, allora stavo dicendo che tutti coloro che sono residenti, aventi diritto, ossia sono iscritti al ruolo presso l'ufficio tributi del comune di Melito Porto Salvo, si devono recare presso questi punti di distribuzione. Naturalmente cosa significa essere iscritti al ruolo? Significa possedere a qualsiasi titolo un immobile che produce rifiuti, quindi è necessario, diciamo è condizione necessaria e sufficiente per avere il kit, altrimenti non verrà dato a nessuno diciamo che non è iscritto nell'elenco del comune. Quindi invito coloro che magari ancora per motivi di tempo, perché naturalmente non lo so, per varie vicissitudini non hanno ancora effettuato l'iscrizione, di recarsi presso l'ufficio ecco, tributi, e lì ci sarà naturalmente ci saranno gli impiegati che ecco, andranno a e come funziona, assessore, se uno si iscrive dopo che viene distribuito il kit, come deve fare la gente? Sì, andranno presso l'ufficio tributi. L'ufficio tributi direttamente andrà a diciamo a fargli compilare quella che è l'iscrizione, e successivamente quindi gli darà un tra virgolette lascia passare, un'autorizzazione, un nulla osta per poter ricevere il kit. Benissimo, quindi anche dopo, però bisogna farlo prima. Quindi c'è tutto il tempo, il 7 abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto? Ciao, buongiorno, chi parla? Buongiorno. Come, scusi? Giusi sono. Giusi, buongiorno, Giusi, prego. La sportiva del paese. La sportiva del paese. Tanti complimenti per quello che fai, Giusi. Allora, la domanda all'assessore. Io non ho una domanda da fare all'assessore, più no, che altro.
ho da dire una cosa. Prego. In quanto molti mesi fa mi è stato promesso e mi è stato dato un piccolo assegno, però sì, ancora quell'assegno io non l'ho ricevuto. È giusto che tu reclami quello che ti è stato promesso, però adesso stiamo parlando di altro, Giusy. L'assessore magari non può nemmeno... Io avevo detto che a questo punto io l'assegno non lo voglio più, perché no, aspetta, Giusy. Come ho fatto fino adesso... Mi mantengo da sola. Ascolta, Giusy, a mio parere, io voglio dirti questo. Forse magari l'assessore non può risponderti per quanto riguarda questa promessa che ti è stata fatta, però ci sarà il momento, ecco, forse vuole dire... Il prego. Momento sì, è Giusy. Quello di restituire l'assegno su un palco. Buongiorno, Giusy. Come mi è stato dato. Giusy, ascolta. Buongiorno Giusy, intanto volevo complimentarmi per la tua attività agonistica, un'eccellenza ed un biglietto da visita per la nostra comunità. Brava. E per quanto riguarda naturalmente la parte, devi venire a parlare, io sicuramente porterò all'attenzione la tua richiesta. L'ho già portata io, Maria, diverse volte. Mi è stato dato un assegno su un palco, mi hanno detto poi ti daremo i soldi. Questi soldi dal mese di luglio hanno avuto il mio IBAN, ma io ancora non ho ricevuto nulla. Guarda, e io a questo punto non li voglio più. No, vabbè, Giusy, adesso non devi essere così pessimista. Se ti è stata fatta una promessa, no, ascolta, se secondo me se ti è stata fatta una promessa, vedrai che verrà mantenuta, magari non in tempi, ecco. No, Giusy, no, purtroppo le risorse economiche del comune non è che sono così floride, questo è risaputo nel comune di Meri. Nonostante ciò, l'assessore allo sport ha inteso anche diciamo promuovere quella che è la tua attività agonistica facendoti una promessa. Sicuramente è una questione di tempo e la promessa verrà evasa, assolutamente. Sono passati più di 2 mesi. Lo so, purtroppo la burocrazia... Sto mantenendo da sola io. Lo so. Verrà il momento che saranno soddisfatte anche le tue richieste, vedrai. Abbi fiducia, io purtroppo devo chiuderti, devo tagliare questa telefonata perché stiamo parlando di questa, di altro, ma Giusy, non te la prendere a male perché abbiamo poco tempo e l'assessore deve spiegare ancora un bel po' di cose. Ci sarà il momento perché tu possa intervenire direttamente qui in radio e parlare magari con il sindaco, se lo avremo ospite, o l'assessore al ramo, ok? Grazie Giusy. Grazie. Quello che avevo da dire l'ho detto. In bocca al lupo. Va bene, grazie, ciao. Bene, Giusy giustamente reclama una promessa che gli è stata fatta e ancora non mantenuta, però bisogna avere fiducia. Assolutamente. Ogni promessa è debito. Esatto. Assessore, visto che abbiamo pochissimo tempo, perché lei è arrivata in ritardo stamattina, perché è infortunata l'assessore. Un piccolo infortunio. Vabbè, comunque. Allora, abbiamo tante telefonate. Quando c'è qualcuno del comune, ecco, la gente vuole chiaramente... forse vediamo se riusciamo. Mandiamo un'altra telefonata in onda. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Antonella, sono. Antonella, buongiorno. Prego. L'assessore ti ascolta. Benissimo, ok. No, mi piacerebbe dire un attimo come funziona, nel senso che l'assessore ha detto chi possiede un immobile si deve presentare. No. Io ho detto... No, hai detto chi possiede un immobile... A qualunque titolo che produce rifiuti. Un immobile a qualunque titolo che produce rifiuti. Quindi può essere di proprietà o anche in locazione, purché abbia la condizione di produrre rifiuti. Beh, che significa... Siamo capiti, perché adesso io, chi possiede un immobile fa spazzatura, chi no. No. Ho specificato a qualunque titolo, avrei dovuto specificare sia di proprietà che in locazione. Ecco. Questo significa... Sì. Ok. Aspetti un attimo. Volevo chiedere una cosa. Cioè, il fatto che la gente debba andare a ritirare questi kit, tutta sta roba che le diceva prima. Sì. Ma abbiamo idea di che confusione si creerà? Forse non sarebbe stato meglio che qualcuno portasse sto kit nelle abitazioni? No, anche perché questi kit sono previsti di microchip e quindi hanno necessità di essere, hanno delle necessità particolari, in quanto deve essere collegato al microchip il nome dell'utente. Quindi è necessaria una postazione fissa per quanto riguarda... Che cambia. Prego? Se lo porto in abitazione, di conseguenza carico col microchip per quella gente.
Non ho capito, chiedo scusa. Lei dice se è portato a casa, si può fare anche a casa, si può fare anche direttamente a casa. No, si può. Per esigenze tecniche, queste sono state le per esigenze tecniche è necessaria una postazione fissa. Poi comunque sia, non è che andiamo ad incontrare l'intera cittadinanza, verrà fatta appunto, per frazioni. Capisci? Quindi, c'è... Ma una frazione non è che ha 10 abitanti, 5 abitanti. Lo so, ma non viene effettuata in mezza mattinata, solo ed esclusivamente ad esempio Pentidattilo, ma sono 35 utenze. Capito? Ecco, e quindi... Melito quante utenze ha? E Melito non verrà fatta tutta assieme, ecco. Verrà quindi fatta zona per zona. Per finire il... E la data di conclusione noi crediamo per, naturalmente salvo imprevisti, per fine dicembre di concludere su tutto il territorio di Melito. Queste sono naturalmente... Come si era già parlato, Antonella, sì. Comunque si era già parlato che entro dicembre dovrebbe essere coperto tutto il territorio. Sì, ma giusto. Una cosa, i costi varieranno, non varieranno? Allora, naturalmente la differenziata, tra i tanti vantaggi, non soltanto dal punto di vista ambientale, ci sarà una riduzione dei costi, in quanto si andrà a conferire di meno in discarica, utilizzando quelli che sono naturalmente i vari rifiuti riciclati, e quindi si avrà una riduzione dei costi di discarica e quindi una riduzione anche in bolletta, ecco, assessore... economicamente parlando. Ecco, voglio dire, i microchip servono anche a questo, per vedere capire chi fa la differenziata. Chi effettua la differenziata. Chi no. Capito? E quindi chi è titolare ad avere una bolletta ribassata e ecco. Chi no? Ah, perché i bidoni non saranno cacciati? Sì. E chi non fa la differenziata, che succede? E chi non fa la differenziata verrà multato se verrà appunto trovato a buttare, diciamo, i rifiuti. E il microchip a che serve? Deve essere trovato, deve essere buttato? Che vuol dire? Lei ha detto. Chi viene trovato a buttare spazzatura? Certo, verrà multato. E scusa, se non ci sono i bidoni, Antonella, dove la butti la spazzatura? I bidoni non ci saranno più per strada. No, assolutamente, verranno ritirati. Ma l'assessore ha risposto. Ah? Sono stupida io, ma l'assessore mi ha risposto. Ah. Nel momento in cui verrà trovato un cittadino che butta la spazzatura... Per strada, certo. Per strada, certo. Verrà multato. Certo. E i microchip a che servono? Fammi capire. No. E allora, il microchip serve ad identificare le persone che fanno la differenziata. Benissimo. E che non fanno la differenziata. Quindi se tu fai la differenziata avrai la riduzione in bolletta. Se non fai la differenziata e quindi verrà segnalato tramite il microchip, perché ogni volta che vengono a ritirare o non c'è il mastello oppure il mastello è vuoto, naturalmente poi verranno effettuate le segnalazioni del caso, ti sarà inviata una lettera. Questo è per quanto riguarda il microchip. Poi se questa gente indisciplinata è incivile, perché a mio avviso è incivile, che non fa la differenziata, verrà trovata dove c'erano magari una volta, come è successo anche negli altri comuni, dove è stata avviata la differenziata e purtroppo la gente, questo è quello che volevo dire. Mi sono spiegata sicuramente male io. Comunque, giuste le tue osservazioni, Antonella. Io capisco che all'inizio ci sarà un po' di confusione. Bisogna però avere un po' di pazienza. Ecco, mantenga, che ne so, esatto, importante, il momento in cui deve essere ritirata. Certo, questo è il nostro impegno. Certo. Sarà un pochettino difficoltoso. L'importante è partire, che comunque poi vedremo, insomma, come si svolge. Assolutamente, ce lo auguriamo tutti, guarda. Grazie per il tuo intervento, Antonella. Grazie. Antonella. Antonella è sempre precisa quando fa le sue telefonate, è molto attenta quindi a quello che diciamo. Quindi, bene, c'è un altro messaggio che arriva: salve, ok la differenziata, ma se funziona come sta funzionando alle differenziate di carta e plastica, i ponti e le strade diventeranno discariche a cielo aperto. Naturalmente sarà mio impegno sollecitare, ecco. Allora chiedere questo sacrificio per le prime settimane ai cittadini di Melito, perché so che non sarà facile, certo, per tutti abituarsi a quella che è la differenziata e quindi alla cultura di differenziare e di riciclare. Naturalmente tutti i cittadini dovranno essere controllori per quanto riguarda l'espletamento del servizio e comunicarlo a chi di competenza se il servizio non viene espletato nel modo in cui dovrebbe essere. Assessore, noi abbiamo 10 minuti, mi dicono dalla regia, purtroppo abbiamo i tempi stretti. Possiamo allora ricapitoliamo magari le date che sono importanti, sì, per le frazioni. Abbiamo detto allora lunedì 7 novembre nella frazione di Pentidattilo, la mattina dalle 9 alle 12:30. Pentidattilo. Nel pomeriggio abbiamo Musa dalle 14 alle 17:30.
17. Quindi ricordate, abitanti di Pentedattilo e Musa, lunedì 7 novembre. Presso l'ostello, ecco. Quello di Pentedattilo e presso l'ostello, l'ostello a Musa, mentre a Musa sarà alla scuola elementare. Scuola elementare, ok. Andiamo avanti con martedì le martedì 8 ancora a Musa, dalle 9 alle 12.30. Sempre alle scuole? Sì, presso ecco. Sempre le scuole. Mercoledì 9 e giovedì 10 abbiamo la frazione di Annà, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 presso il teatro di Annà. La chiesa. Mercoledì e giovedì. Sì, giusto? Mercoledì 9 e giovedì 10. Anno. Venerdì 11 e sabato 12 abbiamo la frazione di Lacco, Caredì e Musupuniti in una stanzetta presso la chiesa, sempre della stessa frazione, dalle 14 alle 17. Per quanto riguarda il venerdì 11 della frazione, quindi ripetiamo, di Lacco, Caredì e Musupuniti, ed il sabato la mattina dalle 9 alle 12.30. Questo per quanto riguarda Lacco, segnatevi queste date, 11 e 12. Poi, continuando, il lunedì 14 abbiamo la frazione di Prunella, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. E anche la stessa cosa per quanto riguarda martedì 15 novembre, sempre Prunella, nella scuola elementare, scuola nei elementare. Locali della scuola elementare. Bene. Poi abbiamo, per quanto riguarda mercoledì 16, giovedì 17, la contrada Pallica e via Antonio Orlando, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17 in via del Fortino, la distribuzione. Pallica, via del Fortino. Sì, via del Fortino e via Antonio Orlando. Poi venerdì 18 e sabato 19 abbiamo via Einaudi, via Orlando, se non si è conclusa, via del Fortino, via Leonardo da Vinci e via Pilati, la frazione di Pilati, sia venerdì che sabato. A Pilati dove, assessore? Sempre in via del Fortino. Ah, sempre tutto in via del Fortino. Sì, vicino ai vigili urbani. Accanto dove ci sono i vigili urbani. Perfetto. Sì. Per poi continuare sempre lunedì 21 e martedì 22, quindi abbiamo quattro giornate per quanto riguarda le frazioni di via Einaudi, Antonio Orlando, via del Fortino, ecco, via Leonardo da Vinci, comunque, e la frazione di Pilati. Ecco, quindi, comunque noi l'assessore poi ci lascerà una copia di tutto il programma qui in radio, che se qualcuno non ha capito noi vi aiuteremo, ecco, in base a quello che ci scrive. Abbiamo un'altra telefonata, ma abbiamo poco tempo. Pronto? Pronto, buongiorno. 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 Io vorrei fare una domanda all'assessore. Prego, prego. Chi non è residente a Melito ha diritto? Bisogna vedere sempre se è iscritto a ruolo. Bisogna essere iscritti al ruolo. Perché magari un residente... Per l'iscrizione si deve andare al comune, vero? Certo, all'ufficio tributi. Ufficio tributi va al bene, comune per iscriversi. Va bene, grazie. Bene, è importante questa domanda, anche perché c'è gente che ha la casa qui ma non è residente, esatto, a Melito. Esatto. Quindi, ecco, deve... I cosiddetti stagionali. Appunto. Deve comunque iscriversi a... ricordiamo, ufficio tributi presso il comune, dove si trova sopra piano terra. Ok, quindi facciamolo da adesso, iniziamo. Cos'altro possiamo dire, assessore, perché abbiamo ancora qualche minutino? Niente, invito la cittadinanza ad avere pazienza per quanto riguarda le prime settimane della differenziata. Un'altra novità, io invito a scaricare un'app, un'applicazione che sarà disponibile fra qualche giorno su Google Play Store, si chiama La Differenziata, attraverso la quale si può andare a monitorare tutta l'attività di differenziata svolta dalla nostra azienda gestore del servizio. Quindi avremo un dizionario del rifiuto, quindi se noi abbiamo qualche dubbio su qualche rifiuto, dove deve essere riciclato, su quale mastello andare a buttarlo, noi possiamo mettere il nominativo di questo rifiuto e l'app ci risponderà in automatico. Poi ancora avremo il calendario, sempre su questa applicazione, e addirittura si può prenotare il ritiro degli ingombranti, sempre tramite app. Ah, ecco, quindi si può fare sempre tramite app, Inserendo il nominativo, l'indirizzo e quanti ingombranti, insomma, quindi, sono la tipologia. Diciamo che magari la gente che sta ascoltando in questo momento riesce a capire poco, no? Perché è un po'. Però avremo modo di aiutarvi, naturalmente anche noi tramite la nostra radio, a darvi delle indicazioni giuste. Ecco, se qualcuno non ha capito bene, basta andare presso l'ufficio tributi, verrà spiegato come funziona. Cara assessore, lei in questo momento sarà bersagliata sicuramente. Qualcuno chiederà. Con piacere, ecco, con piacere. Con piacere, anche perché è un lavoro che si sta svolgendo. Abbiamo due minuti. 5 minuti circa, ecco, mi dicono dalla regia, quindi è un
travagliato questo momento, perché chiaramente fare capire un po' a tutta la popolazione come funziona. Certo, assolutamente, le persone che sono addette alla distribuzione del kit sono lì apposta per voi, disponibili. Ecco, devono essere disponibili. 100.000 domande, 100.000 risposte, non ci sarà nessuna difficoltà. Nessuno deve arrabbiarsi all'interno del comune, se qualcosa non va bene, non avete capito, reclamate, perché l'assessore ha dato delle indicazioni giuste, quindi gli addetti Sono disponibili per spiegare come funziona, come deve essere fatta e tutte insomma le procedure da svolgere per quanto riguarda la differenziata. Assolutamente. È un momento delicato, sicuramente, però tutti noi dobbiamo dare una mano all'assessore, all'amministrazione comunale, perché questa differenziata possa iniziare in maniera, anche se all'inizio sicuramente sarà un po' difficoltoso, però con la collaborazione di tutti quanti possiamo finalmente avere la differenziata a mezzo. È importantissimo per la nostra città, per tenere pulito la nostra città, perché per pagare anche meno nella bolletta. Differenziamoci esatto. Per avere degli elementi positivi per quanto riguarda sia l'aspetto ecologico, sia per la vivibilità della nostra cittadina, sia anche dal punto di vista economico per avere una riduzione in bolletta. Ecco, assessore, noi facciamo così, abbiamo poco tempo, però la inviteremo ancora, magari nel mentre che ci sarà la distribuzione nelle varie frazioni, con più tempo naturalmente, e dare altre indicazioni. Io la ringrazio, purtroppo dalla regia ci dicono che dobbiamo chiudere perché siamo già leggermente in ritardo. Se vuole aggiungere un'ultima cosa, prego. Verrà pubblicizzato, comunque sia pubblicato anche sul sito, il calendario per la distribuzione del kit, così gli interessati delle periferie potranno sapere le giornate, esatto, i luoghi e gli orari dove ritirare appunto. Avremo una copia anche noi, certo, che l'assessore ci lascerà qui in radio, potete chiamare, noi vi daremo le date precise per quanto riguarda le frazioni in questo momento. Sì, solo le frazioni, però già anche quelli del centro possono iniziare a iscriversi, giusto? Chi non è iscritto al ruolo deve iscriversi, altrimenti non gli sarà consegnato alcun kit. Un'ultima cosa, devono portare naturalmente il documento d'identità e la tessera sanitaria. Tessera sanitaria e documento d'identità, mi raccomando. Per essere iscritti al ruolo. Bene, grazie assessore. Grazie. Purtroppo il tempo stringe, noi la inviteremo ancora. Grazie, nel con piacere. Che ci sarà con più tempo e spiegheremo ancora tutto quanto. Buona domenica. Grazie all'assessore Maria Bruni. Noi vi salutiamo augurando a tutti una buona domenica e vi daremo appuntamento, io personalmente, a domani qui su Radio Studio 95. Grazie a tutti, ciao, buona domenica. Radio Studio 95, te sta suonando.